Continuano anche se ormai siamo agli ultimi appuntamenti, proprio tra domani e dopodomani. Se ne terranno altri due, i cosiddetti stati generali del mare. Si discute di tutto ciò che attiene all'economia, che fa capo alle nostre coste, e quindi al turismo, e quindi alle attività marittime, compresa chiaramente la pesca, che significa anche gastronomia. Un po' di tutto c'era. Per esempio anche a Scilla è stata forse una delle iniziative meglio riuscite, anche perché ha coniugato momenti particolarmente diversi e tutti interessanti, fra loro molto articolata, la manifestazione di Scilla da parte del FLAG dello Stretto. Nell'ambito degli Stati Generali del Mare Calabrese, anche il FLAG dello Stretto ha organizzato un dibattito sul peso socio-economico del patrimonio costiero, a partire dalla valorizzazione della filiera corta e del consumo di pesce azzurro, a torto considerato parente povero di altre specie ittiche. Si tratta invece, come sottolinea il presidente del FLAG dello Stretto, Antonio Alvaro, di una risorsa di straordinaria importanza sia per le sue qualità nutrizionali che per la varietà dell'offerta gastronomica che riesce a garantire. I flag sono stati individuati dall'assessore Gallo proprio come enti in grado di promuovere questi percorsi di sensibilizzazione e di valorizzazione soprattutto del pesce azzurro, dandogli valore economico e culturale, soprattutto perché è un prodotto ittico poco conosciuto e quindi poco consumato. Ecco, questa è una sfida che noi vogliamo vincere partendo proprio dal presupposto che facendo anche delle attività turistiche per valorizzare la piccola pesca artigianale è possibile dare quel quid in più all'economia della pesca, ma sempre nell'ambito di una gestione sostenibile delle attività alioetiche. Qual è la sfida che dobbiamo vincere? Portare il pesce a miglio zero, così come è venuto con i prodotti dell'agricoltura, a chilometro zero sulla tavola del consumatore. Quindi per fare questo bisogna valorizzare la filiera dei prodotti ittici, la filiera corta dei prodotti ittici e il commercio conferimento di prossimità. Con gli Stati Generali del Mare, il Dipartimento regionale Agricoltura e Pesca ha inteso illustrare il peso del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, strumento finanziario del pacchetto di riforme della politica comune, col quale, come spiega il dirigente Giacomo Giovinazzo, si intende raggiungere gli obiettivi della pesca ecocompatibile e dello sviluppo sostenibile. Stiamo cercando di far conoscere insieme al PSR il fondo della pesca, che è importante perché costruisce dei percorsi di rafforzamento della pesca costiera e soprattutto abbiamo tentato di fare delle operazioni originali mai fatte in Calabria o mai approfondite, come quella della raccolta in mare della plastica fatta dai pescatori, oppure la barriera a mare per aumentare la biodiversità. Cioè stiamo costruendo le cosiddette case dei pesci e servono sia per l'aumento, diciamo, della biodiversità marina, che è una cosa importante, per evitare queste barriere, le reti a strascico che grande danno fanno a livello, diciamo, degli stocchi ittici. L'iniziativa si è articolata anche con momenti di intrattenimento, come lo spettacolo musicale di Mimmo Cavallaro e il cooking show nel quale è stato presentato il cosiddetto piatto della rinascita, ideato dal maestro orafo crotonese Gerardo Sacco, ispirato alla dieta mediterranea, che, come afferma il presidente dell'Accademia del Bergamotto, Antonio Montuoro, non è solo una scelta gastronomica. La dieta mediterranea è il cuore di tutto, c'è poco da fare perché è uno stile di vita. E con la dieta mediterranea noi intendiamo attirare il turismo, quello di qualità, il turismo dei golosi, ma anche il turismo delle persone intelligenti, cioè quelle che vogliono fare il turismo esperienziale, che è il turismo del futuro. Venire qui per conoscere le nostre realtà, entrare nella nostra realtà quotidiana, cittadina, sul nostro modo di vivere, del nostro modo di pensare, di concepire. Quindi questo contatto tra culture, e noi portiamo una cultura millenaria, e questo intriga molto il turista.
Per il sindaco di Scilla, Pasquale Ciccone, l'arte gastronomica è una delle leve in grado di migliorare le performance turistiche delle nostre località costiere. Speriamo che stasera parta un nuovo percorso con Flag per mettere in evidenza le peculiarità, le cose nostre, del nostro territorio, i prodotti ittici, e coniugarli con la ristorazione e far sì che vada avanti in modo forte, puntando sui prodotti locali, la ristorazione, che è già un percorso importante nella nostra città, credo che sia uno di quelli più importanti dell'intera Calabria. Fabio Campoli, masterchef dei Castelli Romani, che coi suoi piatti ha conquistato la Scozia e che è anche un noto volto televisivo dopo le sue collaborazioni con la Rai e la sua rubrica su Alice TV, ha lavorato con Tom Cruise e Woody Allen. Ma giudica speciali le doti umane dei calabresi. Beh, l'Italia è veramente un paese meraviglioso e non è retorica, siamo belli perché siamo così differenti dal nord al sud. La Calabria ti coinvolge per natura e per persone, devo dire la verità, avere amici in Calabria significa avere amici veri. Parlavamo prima, un brevissimo flash, siamo belli perché siamo diversi, è top insomma da parte di Fabio Campoli. E la diversità è una delle cose che viene insegnata certamente durante i campi nazionali di Libera ai giovanissimi studenti che vi partecipano. In Calabria quest'anno si tiene l'appuntamento nazionale a Sovereto di Isola Caporizzuto. Francesca Traverso. 5 giorni di incontri, di confronti, di esercizio della memoria, di laboratori, di conoscenza del territorio. Sono oltre 150 i ragazzi che da tutta Italia stanno partecipando al 9° appuntamento nazionale dei giovani di Libera, in corso in un campeggio di Sovereto ad Isola di Caporizzuto. Un raduno che per la prima volta si svolge in Calabria, con un programma densissimo di iniziative, pensate per i giovani e con i giovani, nel ricordo di Paulo Freire, a 100 anni dalla nascita del grande pedagogista brasiliano. Dalle testimonianze dei familiari delle vittime di mafia al dialogo con magistrati protagonisti di cambiamenti epocali nella lotta alle mafie, dal confronto con studiosi dei fenomeni mafiosi agli incontri su temi come l'intreccio tra mafia e massoneria o la diffusione dell'andrangheta fuori dalla Calabria, ma anche momenti di confronto sullo sport per un mondo senza muri, sui diritti umani, su vicende come quella di Patrick Zaki, lo studente egiziano in carcere in Egitto ormai da 1 anno e mezzo, senza accuse precise e senza un processo. All'apertura dei lavori hanno preso parte l'ex sindaco di Isola Caporizzuto, Carolina Girasole, e il referente di Libera Calabria, Ennio Stamile. È una novità per la Calabria perché è la prima volta che si radunano i giovani di Libera per queste giornate, no, a livello nazionale qui in Calabria. Vengono da tutte le parti d'Italia in questo posto particolare, ricco di storia, bellissimo, tra l'altro in quest'oasi di paradiso, è già per questo è un motivo di orgoglio per noi di Libera Calabria. L'altro motivo che ci riempie il cuore di entusiasmo e anche di orgoglio è il fatto che questi giovani sono ben disposti, no, a intraprendere questo piccolo cammino formativo fatto di 5 giorni intorno alla figura di Paulo Freire, che è uno dei pedagogisti più importanti al mondo. Quest'anno ricordiamo il centenario della nascita, ma vogliamo ricordare soprattutto il suo pensiero, perché è importante. Già l'emblema del cactus che è stato scelto è indicativo rispetto a quella che è un po' l'idea che accompagnerà i giovani in questo cammino, l'idea appunto delle spine, ma l'idea anche dei fiori e della capacità di rigenerarsi. Quanto mai in Calabria abbiamo bisogno di far sentire di più e meglio, no? Di incidere di più, quindi di pungere di più le varie realtà che abitiamo quotidianamente, così come d'altronde era l'idea di Paulo Freire, no? Quindi attraverso questa interlocuzione con quanto ci circonda, con l'ambiente che ci circonda, ci facciamo interpellare da esso e quindi siamo capaci con il nostro impegno quotidiano di farlo anche rifiorire, di rigenerare e di rigenerarci. Quindi siamo tutti d'accordo che abbiamo bisogno di metterci di più la faccia, di quel di più che ci chiedeva appunto questo grande pensatore, pedagogista, e qui in questi giorni deve venire fuori, non solo per loro ma anche per noi, perché c'è bisogno di questo di più per la nostra terra di Calabria. Per questa sera è tutto, perché era il servizio di chiusura, questo di Libera. Grazie per averci seguito, vi auguro la buona serata, vi do appuntamento a domani alle 13:30 col nostro telegiornale.